Buongiorno bambini, oggi vi propongo di fare dei biscottini alle mele. Vediamo se vi piacciono. Allora bambini, per poter fare i biscottini alle mele avete bisogno di un limone spremuto che poi verserete in queste mele fatte a cubetti. Sono due mele fatte a cubetti piccolissimi, magari saranno i vostri genitori a tagliarli. Poi un uovo, 100 g di burro, 70 g di zucchero, un pizzico di sale, ne prendete un pochino con le manine così, poi un cucchiaino di lievito per dolci e 370 di farina. Quindi questi sono tutti i nostri ingredienti per ottenere i nostri biscottini che verranno così. Mettete poi in una ciotola insieme lo zucchero, la farina, il burro. E aggiungete infine un uovo. Passate tutti gli ingredienti, lavate le mani e impastate tutti gli ingredienti che abbiamo messo insieme, quindi farina, zucchero, uova e burro, fino a ottenere una pasta tutto uguale. Nell'impasto ci vuole anche il sale e il lievito, fino a che impastate finché l'impasto non diventa morbido. Poi a questo impasto aggiungiamo le mele. Allora, prima di buttare le mele nell'impasto, dobbiamo asciugarle per bene. Quindi con del foglio, con dei tovaglioli, le asciughiamo. Dopodiché possiamo metterle dentro l'impasto. Adesso quindi impastiamo ancora, li mischiamo per bene tutto. Quindi l'impasto deve venire così, omogeneo e morbido. Poi prendiamo un pezzetto di pasta e facciamo così una pallina. Dopodiché, questa pallina la prendiamo e la passiamo nello zucchero. Io ho scelto quello lì di canna, ma potete usare anche lo zucchero bianco e lo mettete sulla teglia e disponete tutte qui le vostre palline. Una volta messi tutti i nostri biscottini sulla teglia, possiamo metterli in forno. Il forno deve essere a 180 gradi. Per 20 minuti vanno cotti i biscottini. A dopo, vediamo come vengono dopo la cottura. Ecco qui i biscottini sfornati. Se vi va, fatemi sapere come vi sono venuti. Un bacio, ciao!